Eccoci qua, amici. Io sono Lollo e io sono Cri. Benvenuti come sempre nel nostro garage e ovviamente nel nostro canale. Benvenuti come sempre nel nostro garage e ovviamente nel nostro canale. Ora vi lasciamo direttamente al video e vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto di lasciare un like o un commento e poi iscrivetevi che è gratis. Ora andiamo direttamente al video. Allora, eccoci qui nel video di oggi. Oggi andremo a fare le rampe posteriori per alzare le macchine, quindi saranno uguali a quelle dell'altra volta, tranne che da un lato, al posto di avere il fermo per la ruota, avranno un'altra rampa. Per chi si è perso il video della scorsa volta, ve lo lascio qua in alto nella I, qua in alto, così potete andarvela a vedere e capire come abbiamo realizzato questa. Quindi adesso, senza dilungarci troppo, vado a prepararmi, rifilarmi la tavola che ho già qui, che è un'altra tavola a ponte come quella dell'altra volta. Vado a rifilarmela, poi vado a farmi velocemente tutti i pezzi delle rampe. Tanto avete già visto, se avete visto il video scorso, come le ho fatte. Vado a farmi il piano, che sarà più o meno grande quanto questo, e poi le andiamo a assemblare. Quindi beccatevi questo timelapse dove preparo tutta la roba per crearne altre due di queste. Ok, allora, ho fatto sia il pianetto sia i pezzi per le rampe qua. Adesso vado a passarmeli un attimo sul il pialetto, e così da togliere un po' di bavature e renderli un po' più lisci, e alcuni abbassarli perché sono rimasti leggermente più alti. E niente, di questi l'altra volta ne avevo usati tre. Invece questa volta ne ho usato due per lato, mi è venuta un po' più alta di qua, ma va bene lo stesso. Tanto la macchina dovrebbe farcela salire. Niente, quindi adesso vado a passare nel pialetto e poi andiamo a montarli, poi vado a farmi l'altra e poi ovviamente le andiamo a rivestire tutte e due come questa, con il fondo di MDF, quelli che si usa per chiudere il dietro dei mobili. Pezzi delle rampe ora piallati, ora possiamo andare ad assemblarli ad assemblare tutta la rampa. Quindi adesso vado a farmi come l'altra volta due fori qua per avvitare questo pezzo qui al pianetto, poi vado a farmi altri due buchi qua per sempre avvitarmi all'altro pezzo che voi adesso non vedete perché così, prima questo pezzo qui e poi questo. Quindi adesso vado a farmi tutti i fori, così sono già tutti pronti e basta.
Ok, allora, dopo aver fatto per 3 volte di fila di nuovo l'ultimo pezzo, perché prima ho fatto i buchi storti e quindi non teneva, poi si è spezzato così. Alla fine sono riuscito a farlo e sono riuscito anche a fissarlo. Ora vado a passarmela un attimo sul pialetto da questi due lati qui per dargli una sistemata e poi vado a passarmela qui perché qua c'è rimasto uno scalino abbondante. Qui vado a passarci la levigatrice da tutti e due i lati per fare un po' di per togliere gli scalini e basta. Poi allora lo potremo andare a rivestire con il fondo dei cioè con il compensato, quello che si usa per chiudere dietro i mobili. Allora, ora abbiamo finito la prima. Dopo praticamente non so quanti che me se ne sono spaccati di questi. Ne ho presi due, li ho tagliati e li ho fissati. Adesso non ho nessuna intenzione di andarli più a toccare minimamente. Quindi adesso pannelli di scarto anche di quelli delle rampe davanti. Mi vado a fare tutti i pezzi, vado a inchiodarli con la spara punta. E poi andrò a farmi quella, l'altra, me la andrò a fare senza registrare perché tanto è uguale identica a questa. Adesso però prima mi vado a rivestire questa. Rampa finita, ho fatto anche l'altra. Ora stucco, andiamo a stuccare, poi lascio asciugare lo stucco
guardavetro e poi andiamo a dare una mano di nero. E poi abbiamo finito anche le rampe posteriori. Quindi adesso vado a stuccarle e ci vediamo dopo. Stucco asciugato, adesso andiamo a carteggiare e poi andiamo a dare una mano di nero come le altre, quelle davanti. Quindi adesso carteggiamo con carteggio con l'orbitale con una 120. Come avete visto, il video è giunto al termine e lascio le ultime parole a Cree per le ultime considerazioni. Ok, rampe finite, anche quelle posteriori, adesso possiamo, quando ci serviranno potremo utilizzarle e niente, l'abbiamo fatto. Se vi siete persi il video di quello davanti ve lo lasciamo qua in alto e nulla, basta così. E per ultima cosa vi ricordo che qui sotto trovate il link dei nostri social e se volete supportare il nostro canale iscrivetevi e attivate la campanellina sempre per essere aggiornati sui nuovi video che usciranno. Un saluto da Lollo e da Cree. Ciao!